a tutti e bentornati su Pista Libera con Come diciamo in gergo per tutti. Ciao Andrea. Ciao Cami, tutto bene? Tutto bene, siamo alla puntata numero 7. Siamo sempre di più a cercare il pelo nell'uovo, tant'è che anche io e te ogni tanto facciamo fatica a vedere quello che dice l'altro. Però proprio per questo andiamo fino in fondo nelle nostre analisi dei gerghi super tecnici dei commentatori televisivi italiani. E, oggi si parla, Andre? Di basso ritmo e alto ritmo. Spesso si dice in questa fase, soprattutto nelle ricognizioni, magari quando abbiamo la possibilità di seguire un po' il pre-gara, no? Si sente magari nelle ricognizioni dire in questa fase è necessario tenere alto il ritmo, oppure in radio è stato detto all'atleta che è necessario tenere alto il ritmo, no? Quindi capire un po' che cosa vuol dire, perché il ritmo può essere, uno pensa allo sci e dice ma cosa vuol dire, devo muovermi tanto, devo fare delle linee migliori, devo essere aggressivo, cosa vuol dire, devo trattenere il respiro, non lo so, cosa può voler dire, esatto. Devo soffiare forte, esatto. Esatto. Quindi siamo andati un po' a vedere due cose diverse. Sappiamo che il ritmo ovviamente all'interno di un tracciato è dato proprio dal disegno che viene dato, però è vero anche che io sciatore posso in qualche modo farmi, se vogliamo, portare da quello che è il ritmo, soprattutto se gira magari un po' di più perché ci sono condizioni di neve particolari eccetera, oppure posso anche a fronte di un tracciato che ha le caratteristiche di cui abbiamo parlato prima cercare di rompere questo ritmo e quindi di aumentare quella che è l'intensità della mia azione. Perfetto, quindi abbiamo preso due esempi, gigante maschile di Santa Caterina secondo me. Esatto. E abbiamo norvegese Haugen, che esatto, vediamo a sinistra del video, e Zubcic a destra del video invece, che secondo me è il re dell'alto ritmo. Esatto, cioè colui che riesce spesso proprio a incrementare questa intensità d'azione. Per aiutarci, perché alla fine siamo dovuti passare anche noi da questa chiave di lettura un po', abbiamo un po' valutato anche l'idea della linea, quindi andare a capire quanto per cambiare ritmo, alzare ritmo, tenere alto ritmo, in questo caso si incida anche a livello di linea, piuttosto che invece lasciarsi un po' portare da quello che è il tracciato, giusto? Esatto, poi possiamo anche contestualizzarlo, non so se vi ricordate, Santa Caterina, grandissimo lavoro degli organizzatori perché comunque era una gara di recupero in un weekend dove ci sono state delle nevicate abbondantissime, per cui c'era sì un fondo lavorato con l'acqua, però con sopra una bella spessore di neve fresca, per cui per un motivo o per l'altro si è cercato di andare a dare molta rotondità all'azione, per cui proprio a rallentare quella che era l'azione degli atleti, e in particolare Zubcic veniva da una prima manche con un grandissimo errore, per cui diciamo che ha messo forse qualche marcia in più rispetto già ai suoi altissimi standard di intensità proprio. Perfetto, quindi dalla regia mi hanno comunicato che il contributo video è pronto. Esatto, esattamente. Tra l'altro guardavo prima, sembrava che facessi le lampade, perché quando cambia la luce dell'iPad così. Ma lo sappiamo che più chiara, eccola qui, esatto, l'immagine. Vedete, cioè adesso va di moda la luce davanti, io uso questa. Bene, allora, Haugen a sinistra e Zubcic a destra. Partiamo sempre come al solito, velocità normale. Molto fine questo come aspetto, Molto okay, fine. Torniamo indietro. Questo io non andrei neanche a rallentarlo, Cami, ti dico la verità, no, si bravissimo. Perde un po' quella che è l'idea. Andiamo a fermarlo nei punti giusti che abbiamo individuato in questa situazione. Guardare l'uscita di questo dosso e la linea che in questo caso fanno entrambi. Quindi abbiamo una linea, qui vado con la nostra lavagna, una linea più, diciamo, abbondante, quella di Zubcic, e una linea invece molto più diretta è quella di, scusate, quella di Haugen più abbondante, quella di Zubcic invece molto più diretta. Intendiamo un po' questo come idea di alto ritmo, questa e situazione. Anche, esatto, e anche la ricerca un po' del palo successivo, nel senso, esatto, il non aspettare che appunto arrivi
quindi per inerzia arriva per forza, perché sono su un piano inclinato, quindi la velocità fa sì che io arrivi, ma cercare proprio di andarlo, tra virgolette, a trovare, quindi muovermi in direzione della curva successiva. Quindi è un po' questo che demarca in una maniera visiva la differenza tra chi ha un ritmo basso e chi invece cerca di aumentare tantissimo la propria intensità d'azione. Tant'è vero che la prova, diciamo, è che a parità di ferma immagine andiamo a vedere invece come il giro di poche porte, già solo la prima, Subcic abbia già un vantaggio che si concretizza, esatto, ancora di più sulla seconda, ed è ancora più netto qui nella terza, dove c'è già qualche centimetro di vantaggio e sappiamo quanta differenza possa fare. Esatto. Bene. Siamo andati anche questa volta alla scoperta della gergalità telecronistica. Esatto. Adesso finiranno prima o poi queste parole che mi... Sì, siamo un po' a corto, anzi quasi, se avete dei suggerimenti. Non so più, se no andiamo a cercare anche le virgole a questo punto. Esattamente. E vi aspettiamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale, mettete like al video, commentate se volete... criticate anche. O, esatto, o consigliare delle cose più diverse, ecco, e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.